Allora, ultima diretta dal Kilowatt per parlare dei visionari, è l'ultima, Maria Gabriella insiste, sono qui domani al Kilowatt, torneremo. Sì, poi vedremo, sono qui al Kilowatt e sono subito in compagnia di Antonio Piccolo perché poi deve scappare e per allestire lo spettacolo di oggi. Lino Musella non c'è perché è impegnato appunto, giusto? Sì, sta ad allestire. Dovete farlo qui fuori? O era già previsto sopra? No, è sempre stato previsto. Ok, perfetto. E, per cui chiedo scusa, che l'ho annunciato ma non c'è, e però abbiamo Antonio. Vabbè, ci accontentiamo. In tutto il suo splendore, anche perché lui è l'unico protagonista, però c'è anche un musicista. Sì, è un monologo, però sono accompagnato da Marco Vidino che suona dal vivo. Ok, perfetto. Allora, che cosa vedremo oggi al Kilowatt? Oppure, prima presentati. Sì, guardo lì. Vai, sì. È un po' storta la telecamera. Sono Antonio Piccolo, attore, regista, drammaturgo, formatore. Ho una compagnia che si chiama Teatro in Fabula, insieme a Melissa di Genova e a Giuseppe Cerrone. E niente, siamo qui per fare questo spettacolo, che è coprodotto da Teatro in Fabula, da Quartieri dell'Arte di Viterbo e da Galleria Toledo di Napoli. Sei di Napoli? Io sono di Napoli. Vivi a Napoli? Cioè lavori? Sì, lavoriamo dappertutto. Ma diciamo. Teatro in Fabula dov'è? Teatro in Fabula, la sede è a Napoli, diciamo che lavora, sì, diciamo che le prove le fa in Campania, poi gli spettacoli dove ci chiamano. Posso fare una piccola digressione prima di parlare di questo spettacolo? Certo. Io ho spulciato un po' Instagram il tuo e ti ho visto, che promuovevi, adesso non sono entrato nel dettaglio stamattina, Orgoglio e Pregiudizio di Cirillo, ma tu? Sì, io ho fatto l'adattamento teatrale di quello spettacolo. Perché adesso infatti hai detto drammaturgia e mi è venuto in mente... Sì, da qualche anno ho scoperto che mi piace scrivere e niente, sto avendo una certa fortuna come Cirillo drammaturgo. Come no? Certo, no, Arturo Cirillo e Lino Musella sono due tra i miei... riferimenti miei già di quando ero ragazzo, due dei 4-5. Cirillo sarà felice che ti stai dando. Perché? Ti stai dando del vecchio? Cioè, no, perché? No, Lino. No, io li ho visti quando ho iniziato a fare teatro a 16-17 anni. Lino aveva meno di 30 anni. Arturo ne aveva pochi più di 30. Io me li porto male, ma ne ho 33, quindi. Ne dimostri meno. Molti meno. Okay. E quindi no, non solo, non è solo un fatto di riconoscimento, ma lavorare con Arturo Cirillo e Lino Musella mi si sono realizzati, lo dico senza nessuna piaggeria, due sogni della mia, di quando ero adolescente, praticamente nel giro di un anno e mezzo sono molto fortunato. No. Io Orgoglio e Pregiudizio devo vederlo a Pavia, ma il Covid c'è. Però se tutto va bene dovrebbe riprendere da gennaio del 2021, quindi niente, lì ho fatto l'adattamento teatrale del romanzo. Bene, bravo. Allora, quindi, noi oggi vedremo? Oggi vedremo Troia City, la verità sul caso Alexandros. Hai fatto tu l'adattamento? È proprio un testo, non è un adattamento, nel senso che è scritto che è liberamente ispirato ai frammenti dell'Alexandros di Euripide, però effettivamente i frammenti non sono neanche così pochi, però insomma è una classica tragedia greca con prologo e tutte le stanze tipiche della tragedia. Invece ne è venuto fuori un monologo che è in bilico tra giallo, narrazione, lezio, anche personificazione dei personaggi. È uno spettacolo molto, secondo me è in equilibrio tra il pop e il raffinato, perché anche chi non conosce assolutamente nulla della tragedia può tranquillamente non deve studiare, viene, intanto gliela spieghiamo noi. Tra l'altro le tragedie, cioè la cosa fondamentale nelle tragedie erano anche i canti, le cose. Io ho visto che tu canti e suoni pure. Sì, qui abbiamo un artista a 360 balli. faccio tutto un po' male. Ma non è vero, cioè io le storie le ho viste, suonavi la chitarra, cantavi, qui cosa succede? Suoni e canti? Qui canto, a un certo punto è quasi una evocazione di un canto, non è proprio una performance completa canora. A suonare suona Marco Vidino, che è un professionista, bravissimo, e suona tanti strumenti, suona le chitarre ma anche varie percussioni. Anche oggi? Sì, in questo spettacolo, la tamborra, il piatto, ma anche dei sonaglini,
delle cozze che fanno rumore, non sono vere, sono, insomma, fa una rumoristica molto suggestiva che in effetti è come, in effetti è un personaggio, perché io mi relaziono completamente a questa sonorizzazione del racconto che lui fa dal vivo. Usa un secchio con l'acqua, si fa il rumore dell'acqua. Bello, io lo so fare da un grande regista che è Necrosius. Come no, certo. Mamma mia, che roba. Allora, tu hai parlato che ti relazioni col musicista, ma ti relazioni anche col pubblico? Sì, molto, molto. Perché ho visto una lavagna dietro. Sì, sì, perciò dicevo è all'inizio. Ah, ecco perché dici che fa una lezione. Questo personaggio che interpreto non si capisce bene cosa sia, sembra un professore universitario. Ecco, guardatelo qua, esatto. È lui, credetemi, è lui, qua è più figo, ma in questa foto dobbiamo cambiarla, Con la cravatta rossa di seta, insomma è un professore universitario, però poi a un certo punto sembra diventare un ispettore, un investigatore, più che un ispettore, un investigatore, uso delle bellissime suggestive forme di sabbia. C'è un castello che è la Regge di Troia e anche una montagna che è il Monte Ida, non dico troppo, però insomma queste figure cambiano anche forma, diciamo che sembrano, li usiamo quasi come se fossero dei plastici di un giallo, no? Di una ricostruzione. Come fai Bruno Vespa? No, dai, diciamo di più, guarda, come minimo, no, cioè, ma, semmai a proposito di ispirazioni pop, c'è Lucarelli, c'è la narrazione di Federico Buffa, secondo me c'è più quello. Naturalmente, essendo sabbia, ha un che di suggestivo, c'è Melissa di Genova che è una bravissima attrice, danzatrice, però che con tanta pazienza ha fatto l'aiuto a Lino in questo spettacolo e fa questo castello di sabbia. Ogni replica ci vogliono almeno 2 ore di fatica, è una faticaccia. E niente, siccome l'ambientazione della storia è in queste costruzioni di sabbia, noi, insomma, io uso questo perché l'investigatore, perché dicevo il limite tra una lezione e un giallo, perché il professore sa molte cose, ma l'investigatore no, quindi in realtà ricostruisce i fatti come sono andati durante, li ricostruisce insieme al pubblico. Ok, il pubblico alla fine sarà colpevole o innocente? No, il pubblico non è giudice, è giudice. Ma a casa, non interagiscono, nel senso non li coinvolgiamo al punto da farli parlare. Gli diamo una storia, gli diamo gli elementi e poi alla fine, insomma, ognuno poi trae l'insegnamento. Escono dei temi archetipici molto forti da questo spettacolo, il tema del doppio, il tema dell'identità, il tema del destino, della fatalità, insomma, tutte cose che stanno nella tragedia originale che noi abbiamo sottolineato. Ok, chi era Alexandros? Esatto, Alexandros, Alexandros che naturalmente viene dal greco, Alexo difendere, Anerandros uomo, il difensore degli uomini. È un mito conosciutissimo per gli antichi, tant'è vero che ci sono, l'aveva scritto Euripide, che è quella da cui, i frammenti su cui io ho lavorato. Cioè, parte la musica. Ma anche Seneca, Ennio, insomma i greci frequentavano spesso questo mito. Purtroppo ognuna di queste tragedie non ci è arrivata e quindi chiaramente noi l'abbiamo dimenticata piano piano. Invece per loro era molto importante. Allora, proprio dire chi sia proprio è il tema dello spettacolo, non posso dirlo. Dico che è un pastore molto molto coraggioso, che ha il coraggio di affrontare, nonostante sia un suddito, il re Priamo e la regina Ecuba a Troia con una certa sfacciataggine, sembra quasi marxista, insomma. Poi chi sia proprio è il tema dello spettacolo, quindi. E lo scopriremo stasera. Tra l'altro ne fai 2 repliche, una dietro l'altra. Eh sì. Quindi allora io faccio la seconda. In teatro si dice di solito che la seconda è d'accidente. io vedo la seconda, se sarai stanco. No, ormai. Sì, ormai ho capito che non c'è una regola. A volte. A volte vanno dicono, bene. Non mi viene alla seconda. Ma io come spettatore di solito invece evito i debutti. Idem, non mi piace. Perché c'è molta tensione, sì, quindi. Beh, questo non è un debutto assoluto, noi questo spettacolo l'abbiamo già fatto, l'abbiamo fatto a cavallo tra ottobre e novembre al Festival Quartieri dell'Arte, a Napoli nel cartellone di Galleria Toledo, poi l'abbiamo appena fatto
15 giorni fa al Napoli Teatro Festival, quindi non è un debutto assoluto, chiaramente è un debutto in questa sala. Tra l'altro, essendo uno spettacolo nato a pianta centrale, insomma, ha molto di performativo, praticamente ogni volta che facciamo l'allestimento facciamo le luci da capo, ci relazioniamo al posto, quindi in un certo senso è sempre un po' un debutto. Però io darò il massimo, anche Marco Vidino che ci sta. Ah, lui è il musicista? Vuoi farti, vieni qua. No, c'hai sonno. È molto riservato. È riservato, Marco, non ci credo. Cioè, un artista riservato non si può sentire. Sono un artista atipico. Atipico. Ma ha detto, cioè, ha decantato l'Odi pazzesco, quindi no, adesso ho delle aspettative talmente alte, sappilo. Sono il migliore sulla piazza, Marco. Sei sulla piazza, perfetto. Che dicono? Qual è lo strumento che ci fai ascoltare di più oggi? Perché lui ha detto che ne suonerai diversi. Sì, ne suonerò diversi. C'è una chitarra fretless, senza tassi. Cioè, quindi lo vai con le dita? Con le dita, però senza tassi. Mai tassi. Un po' questa sonorità da oud. Dai, vieni che siamo in diretta. Dai, un po' la diretta. Beh, ci sono io. Vari strumenti percussione. E poi ha parlato delle conchiglie, sì, giusto? Sì. Ma quelle te le sei inventate tu o invece? No, si trovano sul mercato. Poi c'è il rombo di tuono, poi c'è il bastone tanto. Della pioggia, poi c'è quella ruota della pioggia, la ruota della... dell'acqua, poi c'è uno strumento che ho costruito io, praticamente una caldaia della vaporella. E somiglia all'hang drum. E tu come l'hai chiamato questo strumento? Hang drum. Ah, ecco. È molto simile all'hang drum. Poi c'è un xilofono. Ah, poi c'è un xilofono. Sono vari metallofoni. No, no, ma quanto lo paghi a questo? Cioè, io prenderai uno stipendio della madre. Grazie. Troppo poco, sicuramente. E poi suono un DAF, praticamente è uno strumento a cornice. Uh-huh. Questo veniva utilizzato per i funerali. Oh sì. Noi lo utilizzeremo per fare un combattimento, vero? Un combattimento? Sì. Perché è molto simile a un tamburo da guerra, come suono. Wow, guarda che le aspettative stanno sempre più crescendo. Speriamo di non deluderle. Allora facciamo una cosa, ti faccio a te una domanda sullo spettacolo. Che cosa vorresti che mi portassi a casa a fine serata dopo aver visto Troia City? Ma tu dici a livello di quello che vuoi, di emozioni, quello che vuoi, ti porti tante belle cose a casa, secondo me ti porti tanti bei ricordi, la voglia di rivederlo ci sarà sicuramente. Ok, di risentirlo, sì. Sentirlo, ascoltarlo, a casa ti porterai una melodia che canterai per qualche giorno. Vabbè, guarda che te lo dico a fine serata. Sicuramente. Ti porterai questa melodia che risuona per tutto lo spettacolo. Ok. Rivisitata, rifatta, riarrangiata con i vari strumenti. Bene, bene. Abbiamo quasi finito. Quasi finito. Allora, Antonio, ci cacciano. Vuoi dare l'appuntamento con la doppia di oggi? Sì, allora, stasera al Teatro alla Misericordia di Sansepolcro, alle 17.50 la prima replica e alle 20 la seconda. Uh-huh. Ci aspettiamo. Con Troia City, la verità sul caso Alexandros, di Antonio Piccolo, con Antonio Piccolo e Marco Vidino, che suona dal vivo, regia di Dino Musella, aiuto regia Melissa di Genova, importantissima, Paola Castregnano che ha curato gli elementi scenici, Lucio Sabatino che ha fatto il disegno luci e basta. Poi ci sono le consulenze filologiche della professoressa Lidia Di Giuseppe per il greco antico e del professor Antonio Grillos per il greco moderno. Mamma mia, tanta roba, oh. Non so se io me lo posso fare. Ma poi ti dobbiamo ringraziare anche Gianmaria Cervo dei Quartieri dell'Arte di Viterbo, Laura Angiulli di Galleria Toledo che sono stati vicini soprattutto nel momento in cui è nato lo spettacolo. Bene, allora ti lascio andare a provare. Grazie. Grazie mille, è stato un piacere. Fare, non lo so, l'abbiamo fatto. Ci laveremo dopo le ci mani, laviamo le mani. Non ci tocchiamo. Non le mettiamo in bocca e basta. Grazie mille Antonio. Ciao. Ciao, grazie a te. Grazie Ciao. Anche a te. Bene. Vai pure tranquillo. Grazie, grazie Antonio. Grazie a voi. Allora, gli altri spettacoli li abbiamo visti ieri, abbiamo in qualche modo visto, insomma, Scena Madre con Tre non siamo riusciti
No, l'abbiamo visto ieri. Ah, là, no, la diretta, la diretta, sì, noi sì, lo sì. vediamo questa sera e sempre questa sera poi vedremo un po' di più che teatro danza. Io vi saluto, vi ringrazio, questo è stato l'ultimo appuntamento che troverete nel canale IGTV di TAC Teatro. Ci vediamo l'anno prossimo, io vado in vacanza. Ciao. Ciao, ciao Gabri, un bacio.